Tutto è pronto, Gran Premio di casa, Monza, 12ª gara della stagione. Bella a tutti ragazzi, sono Medino e bentornati sul mio canale con un nuovo episodio di Formula 1 2015. Siamo tornati con la 12ª tappa del mondiale, ossia il circuito di Monza. Per Daniil Kvyat logicamente non è il Gran Premio di casa, ma per noi sì. Quindi cercheremo logicamente di fare molto bene. Partiamo in seconda posizione, dietro solamente a Lewis Hamilton. Tutto è pronto al Gran Premio di Monza. Io ci tengo davvero tanto a far bene in questa gara. È il mio Gran Premio di casa, è il nostro Gran Premio di casa. Partiti. La trazione non lavora molto bene alla partenza. Però siamo partiti bene. Non proprio bene. Vettel. Stacchiamo lungo. Ok, perfetto, così. Tutto regolare. Rosberg, Hamilton, Rosberg, Kvyat e poi le due Ferrari. E poi via tutti gli altri, ragazzi. Dobbiamo cercare di rimanere attaccati a loro almeno durante il primo giro. Non sarà una gara affatto facile, ma noi ci possiamo provare. Siamo davvero attaccati a Rosberg con la scia che ci prova anche su Hamilton. Gomma bloccata, Rosberg si rituffa dentro. Che sorpasso che abbiamo provato a fare, l'impossibile. Abbiamo davvero provato a fare una manovra come quella di Ricciardo in Ungheria, però non ha funzionato. Intanto da dietro Lewis Hamilton si avvicina. Noi ci avviciniamo un minimo a Rosberg. 340 km orari, stacchiamo forte e cerchiamo di metterci in coda al tedesco della Mercedes. Inizio del terzo giro. Rosberg sembra avere un passo davvero troppo superiore al nostro e se ne sta andando. Dietro Raikkonen ha sopravanzato Hamilton, che è chiuso tra la morsa delle Ferrari, e dietro c'è Bottas. Gara molto molto bella. Cerchiamo di tenere questa posizione, che anche in ottica mondiale sarebbe davvero molto buona. Ora arriverà il principale problema. Questo rettilineo, loro hanno il DRS, io no. Teniamo una traiettoria internissima e poi cerchiamo di arrivare alla variante tenendo un buon filo. Stacca lunghissimo Kimi e va anche dritto. Hanno perso tutti un po', tutti un po'. Perfetto così. Fine del quinto giro, ultimo giro con le gomme morbide. Adesso ci aspetta il sesto giro. Raikkonen si avvicina molto molto. La situazione è sempre la stessa, ma qua può variare, perché sono davvero molto aggressivi i due piloti che mi seguono. Proviamo a staccare lungo, almeno su Hamilton. Ci rimettiamo davanti. No! Passa Bottas. Hamilton ha fatto una boiata assurda. Noi abbiamo avuto fortuna di rimetterci in quarta posizione. Hamilton ha cercato di resisterci all'interno in una maniera davvero stupida. È il momento assolutamente dei pit stop. Entriamo nella corsia box. Dietro abbiamo Massa. Siamo tutti qua vicini. Vediamo come andrà la sosta. Qua ci mette tanto a farmi uscire perché c'è traffico. Deve aspettare che passino tutte le macchine. Usciamo. Davanti a Massa. Usciamo sempre in quinta posizione. Dietro però ha una Marussia che quindi si dovrà fermare. Mi dispiace per il contatto con Hamilton, perché abbiamo sprecato davvero una buona occasione per il podio. Ma vabbè. Oh, non ci potevo fare niente io. Oddio, incidente bruttissimo ragazzi nelle retrovie. Andiamo a vederlo, che ero concentrato a guidare. Andiamo a vedere dall'inquadratura di Massa. Massa ha rallentato improvvisamente. Massa viene centrato, andiamo a vedere poi. Torna dentro, viene centrato da Perez, Felipe Massa. Incidente abbastanza grave. Noi siamo in quarta posizione, ma lì dietro è successo davvero un bordello. Ragazzi, momento nero della gara. Penalità di 3 secondi per aver tagliato la curva che io non ho tagliato. Cioè, ho messo solo un attimo le gomme sul verde per avere una buona traiettoria. Ho fatto più o meno così e mi sono beccato 3 secondi di penalità. Dietro abbiamo Verstappen, che comunque ha un ritmo più o meno come il nostro. Però dobbiamo tirare allora forte gli ultimi 3 giri, perché sennò davvero rischiamo di finire davvero davvero indietro. Queste penalità mi stanno davvero tanto sul cazzo, le danno più o meno a caso, ma vabbè dai, noi continuiamo a tirare. Attenzione, perché qua davanti c'era una macchina ferma alla variante. Sono terzo. Scomparso Bottas. Si è ritirato Valtteri Bottas, ha avuto sicuramente un problema.
E dietro Nasr ha passato tutto il gruppone, sta venendo a prendermi, lol. Casini infiniti durante la gara. Vabbè, noi continuiamo così. Ricordo a tutti che noi abbiamo 3 secondi di penalità, come già detto. Quindi devo tirare fino all'ultima curva per non rischiare di scendere sotto i 3 secondi. Siamo più o meno a 4 di vantaggio su Felipe e Nasr. Dovrebbero bastare quelli che abbiamo finora. Speriamo non finisca il carburante, che adesso lo vedo lampeggiare. Non so da quanto lampeggi. Davvero ragazzi, un finale al Cardio Palma. Vince Nico Rosberg, davvero meritata. Ha fatto una gran gara il tedesco. Problemissimo a gomme finite. Ho finito assolutamente le gomme, non vanno più, avete ben visto cosa mi è successo, vediamo adesso, vediamo, devo far bene la parabolica senza errori, gomma anche sull'erba, devo star stretto, vediamo come andrà a finire, Vettel passa Nasr, vediamo, non lo so, ho fatto un ultimo giro bruttissimo in 1.27, ragazzi mi sa proprio che non ce l'ho fatta, infatti Kvyat non è sul podio. Non è sul podio Kvyat, sono abbastanza preso male perché ho fatto un ultimo giro davvero di merda. Ho fatto un errore, addirittura in 6ª posizione e scopro di avere 6 secondi di penalità. Io sapevo di averne 3, sapevo, e con 3 secondi sì, sarei stato davanti sia a Vettel, sia a Nasr, sia a Hamilton. No, io ci avevo 3 secondi di penalità e me ne è andati 6. Mi sa che è un bug del gioco, perché a volte ti duplicano la bandiera, ti duplicano la penalità e... Può darsi che sia successo questo, perché io sinceramente ho tagliato solo una volta e ho preso una volta la penalità. Non mi vergogno a dirlo che ho tagliato, mi ha dato una penalità, boh, non lo so. Comunque ragazzi, abbiamo finito in 6ª posizione, mi dispiace perché è stata una gara molto sfortunata, perché tra l'incidente con Hamilton, la penalità, il bug della doppia penalità, avremmo potuto fare un podio e recuperare molti punti su Hamilton, ma purtroppo non è andata così. Vabbè ragazzi, noi ci dobbiamo accontentare, guardiamo la classifica del mondiale. Addirittura perdiamo ben 2 posizioni, però la classifica è molto stretta, c'è Hamilton davanti a Rosberg, Vettel e noi che adesso siamo quarti, a 14 punti da Hamilton, a 2 da Vettel e a 4 da Rosberg, quindi è tutto aperto, mondiale davvero fantastico, noi ci ritroviamo tra 2 giorni con il prossimo Gran Premio che dovrebbe essere quello di Singapore. Se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un mi piace, un commento, se ancora non siete iscrivervi al mio canale che mi fa sempre molto piacere. Per oggi da Milino è tutto e bella!